A parte ufficialmente penso anche con il piede giusto, perché innanzitutto sono stati rispettati i tempi per la presentazione della giunta, una giunta molto qualificata, fatta di persone che hanno specifiche competenze e soprattutto hanno la possibilità di affrontare le tante emergenze della regione Campania nel modo migliore. C'è grande voglia di cambiamento, c'è grande voglia di realizzare le cose dette in campagna elettorale, c'è grande voglia di partecipazione a questa straordinaria esperienza che ci attende. Bisogna sicuramente tenere conto di quelle che sono le esigenze dei lavoratori che non hanno più lavoro, quindi tanti precariati sicuramente, ma poi bisogna creare le condizioni per uno sviluppo che non è mai arrivato in Regione Campania. Come può vedere siamo commossi, è una giunta che ci riempie di entusiasmo. Per dire in termini poetici, c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria, anzi di antico, di molto antico. Abbiamo una giunta ipotecata all'onorevole Ciriaco De Mita. Una giunta di alto profilo, all'interno della quale sono presenti numerose competenze, al tempo stesso una giunta che ha uno spessore politico. Abbiamo necessità di avere massima compattezza, grande senso di responsabilità, cercare di spiegare, comunicare bene all'esterno quali sono gli orientamenti e l'indirizzo di questo governo. I primi progetti sono quelli di cercare di tagliare le spese perché abbiamo un buco enorme, poi di cercare di dare professionalità ai servizi e poi dare risposte, oltre che all'occupazione e all'economia, anche all'ambiente e alla sanità. Per quanto riguarda Italia dei Valori, in questa legislatura abbiamo già avuto modo di chiarire che la nostra non sarà una opposizione a prescindere, ma sarà una opposizione nel merito. Noi siamo in un momento estremamente delicato, tant'è che io ho fatto la proposta di non percepire l'indennità, perché come i lavoratori che stanno fuori non vedranno arrivare un euro a fine mese, noi invece vedremo arrivare le nostre indennità. Con un rapido calcolo potremmo aiutare 1.800 famiglie.